Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come vi avevo promesso ieri live, sto per mostrarvi tutte le cose che ho ricevuto per Natale dalle aziende, dai miei amici, dal mio ragazzo, eccetera. Quindi iniziamo subito. Alcune cose le avete già viste perché mi sono arrivate in anticipo e quindi le ho già indossate, poi ho fatto dei video, poi vi ho fatto delle storie su Instagram, quindi alcune cose le conoscete già, come ad esempio il maglione di Harry Potter. Questo maglione mi è stato regalato da un'azienda ed è un maglione natalizio e oggi è il suo ultimo giorno, visto che è il 25, quindi ci vediamo l'anno prossimo. Maglione natalizio di Harry Potter, è fighissimo, dietro c'è la scuola e davanti ci sono i personaggi principali. Qui c'è stampato, sembra una strega sulla scopa. Non ne sono sicura, ma sembra una strega sulla scopa. Poi andiamo al secondo regalo, sempre di Harry Potter, perché ho ricevuto tantissime cose di Harry Potter, ma già questa cosa la conoscete, ed è la mia vestaglia, che avete visto più e più volte nelle mie live di Harry Potter, esattamente di Grifondoro, e quindi questa già la conoscete, grazie perché è stato un regalo bellissimo. È la mia migliore amica, raga, nessuno mi abbraccia come mi abbraccia la mia vestaglia. Ora andiamo avanti perché abbiamo un'altra cosa di Harry Potter. Ed è una maglietta di Harry Potter con la civetta che è un po' incazzata. Mi sembra un pochino incazzata. Guardate. È molto molto, è molto arrabbiata la civetta, raga. Non so se mette a fuoco, però è veramente incazzata e la vado subito a provare, così mi tolgo questo maglione pesantissimo perché mi fa sudare. Andiamo avanti perché ci sono le ciabatte di Grifondoro che si abbinano con la vestaglia di Grifondoro, quindi perfetto, tutto perfetto. E sono 37-38, io prendo 36, quindi va benissimo. Andiamo avanti perché ho un altro pigiama, ma questa volta per questa cosa, siccome mi devo cambiare, provo a fare una cosa che si fa su TikTok, anche se secondo me non ci riuscirò, il fatto di lanciare la scarpa e cambiarsi. Visto che ho un pigiama, io provo a lanciare la ciabatta. Proviamo, vediamo cosa combino. Allora, siamo pronti. Ed eccolo il pigiama intero della carica dei 101 di The Zenis. C'è anche il cappuccio. Lo volevo da tempo, raga. E finalmente il mio, mi è stato regalato ovviamente. E sicuramente lo indosserò in tantissime live, quindi a breve mi vedrete spesso con il mio nuovo pigiama. Andiamo avanti. Ci sono delle cose che mi sono autoregalata da sola, perché si dice che i migliori regali sono quelli che ti fai da sola, quindi ho preso un po' tutto in parola. E mi sono autoregalata la spazzola per il viso, serve, non lo so, per pulire il viso, perché avevo un sacco di puntini e ho detto vabbè, proviamola. Poi mi sono comprata Tabù perché mi mancava, autoregalata, vabbè, comprata, e non poteva mancare la mia collezione di giochi da tavolo, quindi via Tabù. E mi sono cambiate il portafoglio, ho comprato il portafoglio di Michael Kors, che sarebbe questo, ma senza soldi perché li ho usati per comprare il portafoglio, quindi dentro non c'è una lira. Come si dice dalle mie parti, non ci sono soldi, esatto. Andiamo avanti. Poi mi sono state regalate delle cose da utilizzare in cucina, come la crepiera elettrica e lo sbattitore elettrico, cose che non avevo, quindi va bene. E andiamo avanti. Queste pesano, quindi faccio un po' fatica a farvele vedere e non le apro. Poi mi sono stati regalati i calzini con i fulmini stampati e i calzini con le Pokéball e il Pikachu, che sto già indossando. Andando avanti abbiamo il Nintendo Labo, solo che già ce l'avevo, lo stesso, e non l'ho mai montato. Cioè, avevo iniziato a montarlo e ho detto vabbè, poi lo monto, mesi fa. E comunque ne ho un altro, quindi un altro da montare. Poi Game & Watch da parte di Nintendo, e questo regalo è bellissimo, ve l'ho già fatto vedere in un video, quindi potete eventualmente andare a vedere il video se ve lo siete persi. Un'altra cosa che ho ricevuto
sono dei controller nuovi perché il mio si era rotto e quindi ho cambiato colore ai controller. Ho scelto questi, arancione e viola, mi servivano, quindi è stato un regalo anche abbastanza utile. Ma non è finita qui perché ci sono due piccole chicche che mi sono state regalate e sono bellissime. In primis il controller di Animal Crossing, raga, col cavo. Vediamo se lo mette a fuoco, così ve lo faccio vedere. Si apre e voilà, guardate che bello, guardate che bella la scatola in controluce, guardate. In ogni caso, se lo volete acquistare, vi lascio sotto in descrizione il link. È bellissimo, sono indecisa se aprirlo perché in realtà non mi serve il controller e potrei tenerlo così come pezzo da collezione, così non si rovina. Ho un altro regalo di Animal Crossing e anche questa è una figata assurda. Sto parlando del grip per quanto riguarda i Joy-Con, è bellissimo, solo che non so se utilizzerò queste cose perché io uso soltanto il Pro Controller per quanto riguarda la Switch. Quindi credo che lascio tutto confezionato, così pezzi da collezione. Poi ho Spyro, che è un portacontroller o un portasmartphone. L'avevo già aperto, poi l'ho richiuso per fare questo video, ma ve lo faccio vedere così si vede meglio. In realtà mi serviva perché ho veramente tantissimi controller, quindi mi serviva assolutamente sì, raga. Siamo arrivati all'ultimo regalo da parte del mio ragazzo ed è lo Stream Deck di Elgato. Una cosa che mi mancava, forse l'ultima cosa che mi mancava nella mia postazione. Già dal nome vedete Stream, quindi vi fa capire che è una cosa per le live. È semplicemente un dispositivo con dei tasti che io vado a preimpostare attraverso i programmi che utilizzo per fare le live. E metto delle cose, ad esempio posso impostare tipo il tasto inizia la live, metti in pausa la live, cambia la schermata della live e tante altre cose, difficile spiegare, però in sostanza fa questo ed è molto utilizzato, è veramente una cosa che mi mancava, l'ho praticamente chiesta io. E ovviamente regalo super apprezzato. Allora, ci sono degli oggetti che non mi sono ancora arrivati, tipo la tazza di Animal Crossing ed era una tazza fighissima, raga. Però vabbè, non mi è arrivata. Comunque, la maggior parte dei regali che ho ricevuto sono questi. E sono contenta perché ho ricevuto tutti i regali fighi, bellissimi. Wow, è il primo anno che ricevo dei regali belli. Cioè, tutti belli. E in ogni caso, non dimenticate una cosa: che per me il regalo più bello siete voi. Vi auguro buon Natale a voi e alle vostre famiglie. E noi ci vediamo in un prossimo video. Non dimenticatevi di farmi sapere sotto nei commenti cosa avete ricevuto voi per Natale. A presto!